Buongiorno e benvenuti al webinar SUE, l'offerta integrata col SUOP digitale del portale impreseinungiorno.gov.it. L'ultimo appuntamento online del secondo ciclo di webinar in materia di semplificazione amministrativa dal titolo Digitalizzare per semplificare, dedicato alla gestione telematica del SUOP nel portale nazionale Imprese in un giorno sugli strumenti e le modalità operative. Sono Paola Pirani di Informex PA, vi do il benvenuto a questo evento online e do il benvenuto anche ai nostri ideatori che potete vedere nelle webcam. Giuseppe Agostinelli, che è il responsabile presso Infocamere, Giovanni Tarquinio, ICT Trainer presso Infocamere e Riccardo Roccasalva, esperto di semplificazione Formex PA. A loro passerò a breve la parola, prima vi introdurrò brevemente in questo evento. Come dicevo prima, è l'ultimo appuntamento online del secondo ciclo di approfondimento in materia di semplificazione amministrativa nell'ambito della digitalizzazione. Il titolo è Digitalizzare per semplificare la gestione telematica del SUOP nel portale nazionale Imprese in un giorno, strumenti e modalità operative. Questo ciclo fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e del progetto Supporto all'operatività in materia di semplificazione amministrativa, un progetto affidato dal Dipartimento della Funzione Pubblica a Formex PA. In questo breve ciclo si sono avuti due webinar, uno lo scorso 19 novembre, lo sportello digitale del portale nazionale a disposizione dei comuni italiani, e quello di oggi, SUE, l'offerta integrata col SUOP digitale del portale impreseinungiorno.gov.it. Nell'ambito comunque del nostro progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, si sono svolti ben 38 webinar e 35 seminari. Abbiamo toccato diverse tematiche, siamo passati dalla conferenza dei servizi alla modulistica unificata e standardizzata, per poi parlare di SCIA, SUAP, SUE, commercio, impresa, edilizia, digitalizzazione, notifica sanitari, spettacoli e trattenimenti pubblici, autorizzazioni, imprese funebri, semplificazioni per imprese certificate e le tematiche riguardanti l'ambiente. Se vogliamo vedere un pochino i numeri di voi utenti che ci seguite ormai assiduamente dal 2017, per i seminari si è stati ben 4.494, mentre per i nostri webinar addirittura 11.115, che si sono dislocati nelle diverse regioni italiane. Il numero in queste slide che poi troverete sulla pagina di Eventi PA potete anche vedere il numero dei partecipanti dei vari seminari e webinar secondo le regioni, ma anche secondo l'ente di appartenenza. Tutti i nostri eventi e i nostri seminari li potete trovare nel nodo Eventi PA 17455 e da lì i link vi rimandano alle pagine di eventi dove ci sono tutte le slide e i materiali utilizzati dai relatori sia in presenza che online e, per quanto riguarda l'online, anche la registrazione degli eventi. Sempre nell'ambito di questo progetto è nata Rete Italia Semplice, rete.italiasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale, delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini ed è dedicata in particolare allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze e nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formex PA nell'ambito del progetto PON Governance, Progetti Delivery Unit e Supporto all'Operatività della Riforma. Per accedere occorre essere registrati a VFP Out e cliccare su Accedi con le stesse credenziali. Nel momento in cui si clicca su Accedi si viene automaticamente registrati all'area di lavoro Rete Italia Semplice, mentre per poter accedere alle altre due aree di lavoro, la modulistica standardizzata e semplificata e SUAP conferenze dei servizi, basta cliccare su Partecipa. Questa piattaforma mette a disposizione delle guide, delle FAQ, chiedi all'esperto, ma anche tutto un remind ai nostri seminari e webinar. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che è un percorso rivolto al personale dell'amministrazione dei SUAP del territorio nazionale, ma anche a tutti coloro che sono interessati a queste tematiche. Dopo la mia accoglienza ci sarà l'intervento di Riccardo Roccasalva, poi di Giuseppe Agostinelli e Giovanni Tarquinio, per poi lasciare l'ampio spazio in chiusura di webinar alle vostre risposte. Di cosa si parlerà? Si parlerà dell'operatività della riforma SUAP del portale Imprese in un giorno relativa agli adempimenti inerenti all'edilizia, con particolare approfondimento rispetto alle funzionalità, guardandole dal lato del comune.
Si parlerà del rapporto tra SUAP e SUA nell'attuale assetto normativo e poi si parlerà del SUE, offerta integrata con SUAP digitale del portale impreseinungiorno.gov.it. Vi illustro la chat, quest'utile strumento nel quale io sono a disposizione per raccogliere tutte le vostre domande che poi girerò ai relatori, ma anche per darvi supporto durante questo evento. Ricordo infine che questo evento, che nella pagina eventipa.formats.it/node/202282, dopo l'evento troverete sia la registrazione che le slide e nei giorni successivi anche le risposte alle domande che voi scriverete nella chat. Ricordo che per quanto riguarda l'attestato di iscrizione avverrà solamente per coloro che sono già iscritti all'evento e che hanno fruito per almeno il 20% del webinar. Dopo dateci il tempo di poter appunto attestare le vostre iscrizioni e poi nella vostra pagina I miei eventi troverete la possibilità di compilare il questionario di gradimento e scaricare l'attestato. A questo punto non mi resta che lasciare la parola prima a Riccardo Roccasalve e poi a Giuseppe Agostinelli e Giovanni Tarquini e augurare a tutti voi un buon proseguimento. Buongiorno a tutti. Allora, arrivano le slide un attimo solo. Ecco qua. Allora, nel mio breve intervento illustrerò i rapporti dal punto di vista prettamente normativo che vi sono tra lo sportello unico attività produttive e lo sportello unico dell'edilizia, quindi facendo alla fine un breve excursus su alcune normative regionali. Allora, intanto vediamo qual è la normativa di riferimento, come naturalmente tutti sapete, dello sportello unico per l'edilizia. Sul SUAP facciamo un accenno minore perché ne abbiamo anche parlato diffusamente nello scorso seminario e più in altri seminari, quindi diamo un po' per scontato il fatto che si conoscano le prerogative e i compiti del SUAP. Per quanto riguarda il SUE, è l'ufficio oggi gemello, diciamo così, del SUAP per quanto riguarda l'edilizia privata. L'articolo 5 del DPR 380 del 2001, il testo unico dell'edilizia, nel testo attuale, questo è bene dirlo perché all'inizio appunto il SUE aveva un'organizzazione, un apparato normativo un po' diverso da oggi, il comma 1 recita: le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante l'esercizio in forma associata, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia. Cosa fa questo sportello unico per l'edilizia? Cura tutti i rapporti tra il privato, quindi questo è già importante come definizione, il privato, quindi il privato cittadino, l'amministrazione, ove occorra, le altre amministrazioni che devono dare atti di assenso in riferimento a un determinato intervento edilizio, che sia esso permesso, segnalazione, certificato di inizio attività, eccetera. All'inizio, come dicevamo, lo sportello unico per l'edilizia non aveva gli stessi poteri istruttori del SUAP. La svolta c'è stata un paio d'anni dopo il DPR 160 con il cosiddetto decreto sviluppo, il decreto 83 decreto legge 83 del 2012, il quale aggiunge all'articolo 5 i commi 1 bis e 1 ter, che fondamentalmente non fanno altro che replicare per lo sportello unico per l'edilizia alcuni canoni istruttori previsti per lo sportello unico per le attività produttive, appunto dal DPR 160. Cosa dice il comma 1 bis? Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte. Quindi, come vedete, lo stesso criterio adottato sin dal 2008 con l'articolo 38 del decreto legge 2112 per quanto riguarda lo sportello unico attività produttive, quindi il principio per cui il SUE è l'unico punto di accesso della pubblica amministrazione per il privato. Inoltre, sempre il comma 1 bis, ci dice: il SUE acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante la conferenza dei servizi, di cui abbiamo trattato in tanti webinar nel corso del tempo,
ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della 241, tutti gli atti di assenso necessari, ivi compresi quelli delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, patrimonio storico artistico, quindi parliamo naturalmente delle sovrintendenze e degli enti delegati, dell'assetto idrogeologico e della tutela della salute e della pubblica incolumità, quindi naturalmente anche ASL, Vigili del Fuoco, autorità di bacino e quant'altro. Gli atti di assenso poi li trovate al comma 3 dell'articolo 5 che sono elencati, va bene precisarlo, a titolo non esaustivo naturalmente. Quindi come vedete lo stesso criterio del seguito per il SUAP. Resta però, questo è importante, resta ferma la competenza dello sportello unico delle attività produttive definita dal 160. Questa precisazione contenuta nell'articolo 5 del testo unico dell'edilizia richiama e è pienamente coerente con quella più generale prevista dall'articolo 1, comma 3, sempre dello stesso testo unico, in cui si dice sono fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 112 del 98. Naturalmente considerate che il testo unico dell'edilizia è del 2001, quindi nel 2001 il riferimento per lo sportello unico era il decreto 112, anche questo 112, ma del 98, e il relativo regolamento di attuazione che era il DPR 447 del 98. Quindi chi di voi si occupa, insomma, di sportello unico da un po' di tempo sa che appunto fino al 2010 era quello la normativa prevista per lo sportello unico in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. Quindi fin dal 2001 il legislatore è stato chiaro nell'affermare la competenza dello sportello unico per le attività produttive in caso di edilizia produttiva, quindi lasciando al SUE tutti gli aspetti relativi all'edilizia arrivata. Nel comma 1 ter prosegue, appunto, viene sempre introdotto nell'articolo 5 del testo unico dell'edilizia, come vi dicevo, dal decreto sviluppo del 2012, prosegue questo processo viene rafforzato il processo di assimilazione del SUE al SUAP. Quindi si dice che le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia. Gli altri uffici comunali e gli enti terzi che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, eccetera, e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia tutte le denunce, le domande, le segnalazioni e quant'altro eventualmente ad essi presentate, dandone comunicazione al richiedente. Esattamente quello che, come sapete, accade fin dal 447 del 98 e poi naturalmente ribadito dal DPR 160 del 2010 per lo sportello unico per le attività produttive. Quindi lo stesso identico canone istruttorio. Per completare questa assimilazione del SUE al SUAP, il successivo comma 4 bis prevede che la trasmissione delle pratiche al SUE, inoltre dal suo agenti terzi, e il ricevimento e trasmissione da parte di questi avvenga in modalità esclusivamente telematica. Quindi non è previsto né la trasmissione in cartaceo da parte dell'utente, né naturalmente l'obbligo per il SUE di stampare i file e trasmetterli in modalità cartacea agli altri enti. Quindi tutto deve avvenire esattamente in modalità telematica, ivi compresa l'eventuale convocazione della conferenza di servizi, indizione o convocazione della conferenza dei servizi, che come sapete, ne abbiamo parlato tante volte in questi webinar, anch'essa deve essere gestita, che si tratti della semplificata, soprattutto della semplificata, deve essere gestita in modalità telematica. Quindi questo per quanto riguarda la conferenza semplificata, quindi il procedimento deve svolgersi in maniera telematica. Andiamo avanti. E c'è un'eccezione naturalmente prevista dal 380 dell'articolo 5 del DPR 380 del 2001 all'obbligo di trasmettere la documentazione esclusivamente al SUAP. Questa eccezione, l'unica prevista dalla norma statale, è contenuta nel comma 3 bis, che è stato introdotto dal decreto SCIA 2, quello che tutti conosciamo, il decreto legislativo 222 del 2016 che ha in allegato la famosa tabella con tutte le attività economiche, commerciali assimilate, edilizie ambientali, come sapete, con la descrizione dei relativi regimi abilitativi. Cosa dice questo comma 3 bis? Che in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali o
oppure nei casi di ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti, i lavori devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio. Questa è una norma, insomma, abbastanza risalente, oggi contenuta nell'articolo 67 del decreto legislativo 81 del 2008, la famosa notifica appunto ex articolo 67 che è contenuta nel decreto per la sicurezza sul lavoro. Questa è una norma che bisogna sempre tenere presente. Questa notifica si fa direttamente all'organo di vigilanza competente per territorio. Tutto il resto va al SUE. Stessa norma parallelamente. La troviamo sin dal 2010 nell'articolo 4,6 del DPR 160, che è quello appunto che regola lo sportello unico per le attività produttive, quindi il regolamento attuativo dell'articolo 38 del decreto 112 del 2008. Cosa dice l'articolo 4,6? Salvo diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese, quindi da parte del SUAP, quindi ribadita l'esclusione del cartaceo, quindi l'unicità del canale di comunicazione telematico, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. Quindi esattamente dal lato SUAP leggiamo la stessa norma che abbiamo letto, lato edilizia, nell'articolo 5 del DPR 380. Quindi l'edilizia produttiva spetta al SUAP. Però c'è un inciso importante, salva diversa disposizione dei comuni interessati. Quindi viene lasciato un margine, diciamo, agli enti locali per atteggiare poi in concreto diciamo, il riparto di competenze tra il SUAP e il SUE. Perché? Perché quello che è importante per il legislatore è consentire alle imprese di avere un unico canale telematico, in questo caso con il comune. Poi come si debbono atteggiare fisicamente i rapporti tra le due strutture è rimesso all'autonomia locale. Qual è lo spartiacque naturalmente in questo caso come faccio a capire se come privato devo passare dal SUAP o dal SUE? Naturalmente quello che è importante è la destinazione dell'immobile a uso produttivo di beni e servizi, secondo quanto previsto in generale dall'articolo 1,1 lettera I del 160. Vi ricordo che l'articolo 1 è quello che dà le definizioni, quindi in particolare la lettera I dell'articolo 1,1 definisce le attività produttive, sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, quindi non soltanto naturalmente questo ce lo diciamo da un ventennio, ormai dal 90, dal 98-99, non sono soltanto le attività produttive, in senso stretto le attività manifatturiere, ma anche le attività produttive di servizi, incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, attività turistiche, alberghieri, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Poi chiaramente anche questa è la norma statale, ci sono poi diverse leggi regionali che hanno in qualche modo integrato questa definizione. Dopo leggeremo un'interessante appunto definizione data al concetto di attività produttive dalla regione Sardegna. Ad ogni modo, continuiamo con le slide. La successiva lettera I lunga o J dell'articolo 1,1 ci dà anche la definizione di impianti produttivi. Le attività di produzione di beni e servizi, chiedo scusa, le attività produttive di beni e servizi, incluse le attività agricole e commerciali, vabbè, è un refuso, insomma, si tratta degli impianti funzionali naturalmente all'esercizio delle attività produttive. Pertanto l'attività edilizia da parte di privati cittadini va presentata al SUE con le regole di cui sopra, salvo, ripeto, salva diversa definizione di altri enti. E infatti, come vi dicevo prima, il DPR 160 del 2010 delinea questo riparto di competenze, perché si dice salvo diversa disposizione dei comuni interessati. Ecco perché troviamo un po' in giro per tutta Italia, troviamo numerosi comuni che hanno unificato le competenze dei due uffici, quindi proprio utilizzando fermo restando appunto che l'edilizia produttiva può passare per il SUAP, ma hanno unificato le competenze di SUE e SUAP, istituendo un nuovo ufficio che in alcuni casi si chiama SUEAP, in altri SUAPE, insomma questi sono soltanto acronimi, quello che è importante è la sostanza, quindi il fatto che tutta l'edilizia, sia quella delle imprese, sia quella dei privati cittadini, passa per quest'unica struttura. A proposito di SUAPE, quindi restando a questo acronimo, quindi sportello unico per le attività produttive e l'edilizia,
abbiamo in Italia alcune regioni, come la regione Sardegna e l'Umbria, che hanno reso istituzionale proprio la creazione del SUAPE, lo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia. La regione autonoma della Sardegna, già con legge regionale 24 del 2016, all'articolo 29, dice il SUAPE esercita le competenze in relazione a tre fondamentali tipologie di procedimenti amministrativi. Quali sono? Quelli inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti che riguardano la realizzazione, l'ampliamento, eccetera, eccetera, di impianti produttivi. E da questo punto di vista è interessante la norma perché poi dà una definizione appunto di attività economiche e produttive. La seconda tipologia di procedimenti che passa per il SUAPE sono i procedimenti amministrativi che riguardano l'intervento edilizia, compresi gli interventi di trasformazione del territorio a iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti, quindi a iniziativa privata del privato cittadino, e poi una terza tipologia, i procedimenti amministrativi che riguardano le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo. Come vi dicevo, sono importanti le definizioni che dà il successivo comma 3, che ci dice che per attività economiche e produttive di beni e servizi si intendono tutte le attività private, economiche private, non salariate, quindi non svolte come dipendenti, che hanno normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare, ma naturalmente non solo, quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni. Per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi si intendono i procedimenti che hanno per oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, compresi naturalmente quelli edilizi, necessari a realizzare, modificare e esercitare quelle attività, e per impianti produttivi, naturalmente, gli impianti e gli immobili destinati funzionalmente all'esercizio dell'attività economica. Quello che è importante è la destinazione funzionale dell'immobile e dell'impianto a un'attività economica e produttiva. Poi c'è un'altra definizione importante, appunto, che ci dà sempre la Regione Sardegna con la delibera del 2018, la numero di giunta regionale, la 10/13, per procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi, come vi dicevo, gli interventi di trasformazione del territorio, iniziativa privata, gli interventi sugli edifici esistenti, si intendono tutti i procedimenti amministrativi che riguardano qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio a iniziativa privata, tanto nel caso in cui sia posto in essere da un soggetto che esercita un'attività produttiva di beni e servizi, quanto da un altro soggetto privato, quindi anche dal privato cittadino. Questo è importante perché, appunto, in questo caso il cittadino è messo in grado di usufruire della stessa interfaccia telematica e anche di back office, in questo caso, rispetto alle imprese. Sempre ve lo dico giusto per completezza di esposizione, per dare anche un eventuale suggerimento a chi volesse, come dire, nella propria realtà territoriale, adottare uno schema simile, non rientrano nelle competenze del SUAPE gli atti di pianificazione territoriale, anche a iniziativa privata, compresi i piani attuativi, comunque denominati, la realizzazione da parte del privato delle opere di urbanizzazione, le procedure d'intesa, le assegnazioni di lotti all'interno dei consorzi industriali, ove compresi nelle aree PIP, perché queste seguono una loro normativa specifica, gli atti che impegnano finanziariamente la pubblica amministrazione, come trasporti soggetti a finanziamento pubblico, licenze relative a vendite di genere e monopolio. Quindi queste sono tutte eccezioni, ma la regola è che tutte le attività edilizie private passano per il medesimo ufficio. Come vi dicevo, anche la Regione Umbria, con una norma recente, qui leggete riferimento alla legge regionale 8/2011, ma nel testo modificato successivamente, prevede lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE. Chi si deve rivolgere al SUAPE? Lo prevede la Regione Umbria, al cittadino richiedente un titolo abilitativo nel settore dell'edilizia, il cittadino che è interessato ad aprire un esercizio commerciale o intraprendere un'attività produttiva, le imprese, che siano esse i titolari o i delegati, naturalmente l'intermediario professionista, eccetera. Con la legge regionale 1/2015, la Regione Umbria, poi il testo unico per il governo del territorio, all'articolo 113 ha disciplinato analiticamente quali sono le funzioni, le competenze, gli ambiti di applicazione e i rapporti che intercorrono tra il SUAPE e gli altri uffici comunali e gli enti terzi. Questo per dirvi cosa, in estrema sintesi, e do subito tra poco la parola ai colleghi della Camera di Commercio, che il reparto di competenze, diciamo, fra il
fra il SUAP e il SUE, chiedo scusa, oggi è chiaro. Quindi a livello statale si dice edilizia produttiva, quindi quando ha per oggetto un impianto. Un'attività funzionale all'esercizio di un'attività produttiva, naturalmente la competenza è del SUAP. Caso diverso è lo sportello unico per l'edilizia. Ci sono poi, ripeto, casi in cui volontariamente o per normativa regionale, come abbiamo visto, i comuni si atteggiano diversamente, quindi hanno unificato diciamo, le funzioni dei due uffici. Quello che è importante ricordare è che le modalità concrete operative dei due uffici devono essere oggi, dal 2012, sempre più le stesse, quindi unicità del canale telematico ed esclusività del canale telematico. Unico punto di accesso della pubblica amministrazione, quindi che sia il SUE o il SUAP, non devono intervenire nel front-end, diciamo, nel rapporto col cittadino altri enti, perché i rapporti vanno curati esclusivamente da questi. Quindi quello che è importante appunto ricordare è che il SUE, così come oggi, cioè così come da tanti anni il SUAP, è un obbligo di legge. Quindi è un qualcosa che non si può derogare. Spesso, naturalmente, nelle realtà, in diverse realtà territoriali, non si è ancora dato. Noi come Formez abbiamo fatto diversi monitoraggi, ma in diverse aree del territorio nazionale ancora, diciamo, il SUE non è stato di fatto attivato come ufficio preposto appunto alla gestione delle pratiche telematiche, ai rapporti con gli altri enti, alla gestione della conferenza dei servizi semplificata o nei casi Assolutamente, necessari allora contestuali, adesso eccetera. È carico importante invece farlo perché è subito un preciso obbligo le di legge, ripeto, slide e legge lascio la statale parola e a in alcuni Giuseppe casi, come Giovanni. abbiamo visto, anche Sì, legge buongiorno a regionale. tutti, ben ritrovati. Sono Giuseppe Io mi fermerei. Agostinelli, lavoro in Infocamere, sono Service Owner, quindi referente nazionale per la piattaforma di imprese in un giorno. Riprendiamo un po' alcuni concetti che abbiamo già citato nel webinar precedente, approfondendo il punto di vista dell'edilizia. Se qualcuno dei partecipanti non avesse avuto modo di vedere il webinar precedente, consiglio comunque di prenderne visione, perché magari alcuni aspetti di contesto, alcuni aspetti introduttivi può essere utile rivederli. Torniamo quindi, come già diceva Rocca Salva, al tema del SUAP, al tema dello sportello unico e quindi anche al tema della semplificazione amministrativa. E ripartiamo, è già stato citato, sempre dalla legge, dall'articolo 38 della legge 133, che definisce il punto unico di accesso per imprese e professionisti. E ci chiediamo, ma questo vale anche per l'edilizia? Beh, certamente vale anche per l'edilizia e andiamo a vederlo più nel dettaglio, citando, riprendendo alcuni commi, alcuni articoli che all'interno di questa norma citano espressamente l'edilizia. Prima di tutto, vediamo che al comma 3, quando si parla del riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, quello che poi verrà concretizzato nel regolamento, nel DPR 160 del 2010, vengono citati anche i principi e i criteri con cui dovrà funzionare questo sportello. Il primo principio è che deve essere l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative, quindi questo è il concetto di unicità che viene ripetuto in continuazione. Nel punto B, chiarisce che questo sportello, unico per attività produttive, si applica sia per l'espletamento delle procedure per la prestazione di servizi, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi. Quindi il SUAP viene pensato, definito fin dall'inizio come unico punto di riferimento sia per lo svolgimento dell'attività, ma anche per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi.
produttivi. Più avanti troviamo un altro punto dove dice che i progetti di impianto produttivo che eventualmente siano contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, per questi è previsto un termine di 30 giorni. Quindi nell'ambito dei criteri che deve seguire il SUAP c'è anche una verifica dei progetti di impianto produttivo di coerenza rispetto agli strumenti urbanistici. Troviamo poi alcuni ulteriori dettagli nel DPR 160, quindi nel regolamento, che coerentemente con quelli che sono gli orientamenti della norma fa alcune precisazioni. Troviamo ad esempio nell'articolo 4 la precisazione che il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. E qui si dilunga anche elencando a titolo esemplificativo quelle che sono gli enti, le amministrazioni che vengono coinvolte e quindi anche le tipologie di procedimenti che transitano attraverso il SUAP. Quindi sono comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, quelle preposte alla tutela paesaggistica territoriale, patrimonio storico-artistico, tutela della salute e pubblica incolumità. Quindi fa esplicito riferimento a quelli che sono tipicamente procedimenti di carattere edilizio. All'articolo 8 precisa che nel caso in cui un utente, un imprenditore, non trovi spazio, aree sufficienti per l'insediamento di impianti produttivi nel suo comune, nel comune dove intende costruire, fabbricare i suoi impianti produttivi, può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi. Anche in questo caso si riferisce espressamente al responsabile del SUAP. E infine, l'articolo 10 parla di chiusura dei lavori e di collaudo. Appunto dice che l'interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, presentando le dichiarazioni del direttore dei lavori, tutta la documentazione, l'attestazione di conformità dell'operato e l'agibilità. Ecco, quindi solo alcuni riferimenti che ci confermano, cosa che già ci aveva accennato prima Rocca Salva, la competenza del SUAP anche in campo dell'edilizia. Parlando di semplificazione amministrativa, vediamo che l'edilizia è particolarmente un osservato speciale. Troviamo proprio questa indicazione nell'agenda per la semplificazione 2018-2020, la trovate anche citata in Italia Semplice, da cui ho tratto proprio questa parte. L'edilizia è un settore particolarmente critico. L'Italia è il 112° posto della graduatoria Doing Business della Banca Mondiale. Cos'è che lamentano cittadini e imprese? I tempi lunghi e costi burocratici eccessivi per il rilascio dei titoli abilitativi, un numero eccessivo di amministrazioni a cui rivolgersi, e poi differenziazione delle procedure tra un comune e l'altro e incertezza sugli adempimenti. Ecco, l'immagine vuole esemplificare l'atteggiamento, la situazione degli imprenditori. Vedete che uno si è già scoraggiato, se ne sta e se ne sta andando, l'altro cerca di capire a chi deve presentare le proprie domande, le proprie richieste, perché non si sa orientare nel labirinto della pubblica amministrazione. Allora, SUAP, lo sportello unico, nasce proprio per questo, nasce proprio per dare un interlocutore unico, per dare chiarezza all'imprenditore e metterlo in condizioni di poter ottenere in tempi rapidi quelle che sono le autorizzazioni di cui ha bisogno per poter operare anche nel campo appunto dell'edilizia. La pubblica amministrazione continua ad avere la sua articolazione e le sue competenze. Lo sportello unico non invade lo spazio di competenza dei singoli uffici o delle singole amministrazioni. Quindi avremo sicuramente che l'ufficio tecnico continuerà ad avere le sue competenze e che i vigili del fuoco continueranno ad avere piena competenza sulla prevenzione incendi, per la paesaggistica ci saranno le amministrazioni competenti, per i beni culturali e così via. Ma
non sarà più compito dell'imprenditore andare a bussare ad ogni singola porta, di ogni singolo ufficio, di ogni singola amministrazione, ma si rivolgerà allo sportello unico, attività produttive, gli dirà qual è la sua esigenza, io devo ristrutturare il mio ristorante in centro storico. E sarà poi il compito del SUAP interfacciarsi con tutti gli enti competenti per chiedere tutti i pareri, tutte le autorizzazioni, per convocare la conferenza di servizi e per poi dare, se tutti i pareri sono stati concordi e positivi, dare l'autorizzazione, rilasciare l'autorizzazione all'utente. Ecco, quindi da questo punto di vista rimane sempre la distinzione tra quello che è l'ente procedente, il SUAP, che è responsabile del corretto svolgimento del procedimento e del rispetto dei tempi, rispetto a quelli che sono e restano gli enti competenti, che ognuno dei quali continuerà a svolgere la propria funzione, il proprio parere di merito per quanto riguarda le sue competenze. Dando un'occhiata ai numeri, avevamo già visto la volta scorsa come nella piattaforma del SUAP camerale ci sono già oggi pratiche che riguardano tutte le tipologie di adempimenti. In particolare avevamo visto per quanto riguarda i procedimenti edilizi, l'anno scorso ne sono stati gestiti circa 125.000. Andiamo adesso a vedere più nel dettaglio quelli che sono i principali procedimenti che vengono gestiti, che sono stati gestiti quest'anno, quindi sono proprio dati freschi di quest'anno, all'interno della piattaforma. Vediamo che abbiamo circa 30.000 CILA, quindi comunicazioni inizio lavori asseverate, seguite da 23.000 SCIA, 17.000 comunicazioni fine lavori, 14, quasi 15.000 segnalazioni certificate per agibilità, quasi 14.000 richieste di permesso di costruire, 9.000 procedimenti paesaggistici tra semplificata e ordinaria, 8.000 SCIA alternativa permesso di costruire, poi abbiamo 7.000 comunicazioni sismiche, 5.400 deposito collaudo statico, 4.500 denunce di opere in conglomerato cementizio. Ecco, ho riportato soltanto quelli che sono i principali procedimenti, ma giusto per dare un'idea anche concreta di quello che viene correntemente fatto, utilizzato da molti vostri colleghi o anche da molti di voi che siete in ascolto. E quindi con questo voglio dire, dovremo anche dare una risposta a chi avesse delle incertezze, se sia possibile gestire le pratiche edilizie in modalità telematica. Certo, è possibile, attraverso la piattaforma che ho preso un giorno, molti già lo stanno facendo, e questi numeri, diciamo, confermano che si tratta di una cosa assolutamente fattibile, e il collega poi vi illustrerà più nel dettaglio gli strumenti operativi che vengono messi a disposizione. Due parole su quelle che sono le caratteristiche generali del sistema che viene messo a disposizione. Chiaramente nel sistema viene recepita, è presente, è disponibile tutta quella che è la modulistica unificata, e con le eventuali varianti, con le eventuali personalizzazioni a livello regionale. Ma poi sono disponibili anche tutta una serie di altri procedimenti che sono in qualche modo collaterali al procedimento edilizio. Altro aspetto importante per quanto riguarda la modulistica è il fatto che la modulistica viene generata, come prevede la norma, sia nel formato PDF, quindi nel formato, diciamo, facilmente leggibile all'utente e agli uffici, ma viene contemporaneamente generata anche nel formato XML. Anche il formato XML, come sapete, è un formato che è stato approvato dalla conferenza unificata, è un formato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e quindi è un formato assolutamente conosciuto, conoscibile da chiunque, e sia per quanto riguarda
il formato PDF, cioè per quanto riguarda il formato XML, c'è l'obbligo da parte di tutti i comuni italiani di adozione della modulistica unificata. Bene, soprattutto il formato XML consente a tutti quelli che sono gli uffici enti competenti di poter acquisire i dati di proprio interesse che sono contenuti all'interno della pratica e di poterli travasare all'interno dei propri sistemi informatici. Nell'esempio che vediamo ci sono ad esempio i dati dei tecnici incaricati, i dati dei progettisti e così via, quindi la possibilità di acquisire queste informazioni di dettaglio direttamente nei propri sistemi di back office. Come dicevamo già la volta scorsa, viene gestita da parte nostra una banca dati che contiene la mappatura di tutti i procedimenti. Nel caso specifico dell'edilizia, sono disponibili praticamente tutti i procedimenti relativi agli adempimenti edilizi, sia per quanto riguarda quelli che sono gli adempimenti principali, quindi citavamo prima la CILA, la SCIA alternativa al permesso di costruire, il permesso di costruire, ma anche tutti quelli che sono procedimenti correlati non meno importanti, come potrebbe essere ad esempio la parte sismica, terre e rocce da scavo, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, i beni paesaggistici, i beni culturali, i beni di interesse archeologico e così via. E quindi consentire una gestione a 360 gradi di quella che è la pratica edilizia, sia per quanto riguarda appunto il titolo principale, sia per quanto riguarda gli adempimenti successivi, ma anche per quanto riguarda tutti gli adempimenti correlati. Io con questo ho concluso il mio intervento, passo quindi al collega Giovanni Tarquinio che vi illustrerà più nel dettaglio gli strumenti operativi. Grazie. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Vi chiedo scusa perché sono un po' raffreddato, oltre che commosso, come diceva Giuseppe. Grazie per l'attenzione che ci dedicate ogni volta e grazie anche a Giuseppe che mi ha preceduto, al dottor Roccasalva. Allora, io oggi vi illustrerò quelle che sono le caratteristiche della piattaforma impresa in un giorno, sia lato utente, quindi dalla parte di chi compila la pratica, sia lato back office, ossia da chi la istruisce, facendo una particolare attenzione a quelle che sono le caratteristiche particolari dell'edilizia. L'altra volta ci siamo concentrati sulle tipologie di pratiche che riguardano più le attività produttive, adesso vedremo quelle edilizie. Allora, iniziamo appunto dalla parte dedicata al front office, ossia a chi deve inviare la pratica, e vediamo un po' qual è le caratteristiche principali della compilazione, ossia del percorso che si fa quando si inizia la compilazione della pratica e poi si invia al SUAP. Allora, innanzitutto bisogna selezionare il settore di intervento e l'operazione da effettuare. Poi verrà generata automaticamente un modello precompilato della pratica stessa e all'interno di questo modello andremo a inserire quelle che sono le nostre specifiche, quindi la nostra parte anagrafica e i dati relativi al nostro intervento. Alla fine della compilazione guidata in modo tale che ci impedisce di commettere errori, quindi più la compilazione è guidata, più la possibilità di commettere errori è ridotta al minimo. Alla fine della compilazione si può procedere con i pagamenti elettronici, con il caricamento di tutti gli allegati necessari alla pratica stessa, la firma digitale della pratica e l'invio al destinatario, in questo caso il SUAP. Una volta che la pratica è stata inviata, l'utente può controllare attraverso una funzione che si chiama My Page, qual è lo stato di avanzamento della pratica e rispondere alle richieste di eventuali integrazioni documentali o conformazioni dell'attività. La funzione My Page è molto importante per gestire quella che è la vita della pratica una volta inoltrata al SUAP. È molto importante quindi che ogni volta, ad ogni richiesta di integrazione documentale di conformazione, l'utente risponda attraverso questo strumento, perché è l'unico strumento che ne garantisce la perfetta tracciabilità. Oltre a compilare in autonomia la pratica, come vedremo adesso,
il dichiarante può copiare i dati da una pratica precedente. In questo modo agevolerà di molto il suo lavoro perché tutte le parti che sono in comune tra una pratica già presentata e quella da presentare verranno compilate in automatico e vedremo fra qualche minuto come si fa nello specifico. Quali sono i controlli automatici sottostanti la piattaforma impresa in un giorno? Innanzitutto, come vi dicevo, la precompilazione. Quindi, nel caso di un'impresa, si può, inserendo il codice fiscale dell'impresa, tutta la parte anagrafica viene aggiornata in automatico. Si possono copiare dati da pratiche precedenti e laddove dei campi sono obbligatori, il sistema non permette di andare avanti se non si sono compilati gli stessi. Dal punto di vista del viario e del catasto, se il comune ha caricato dal SISTER i dati appunto del viario e del catasto, la compilazione di questi campi sarà guidata e questo agevola di nuovo la compilazione della pratica stessa. Laddove sono necessarie firme digitali da parte di tutti gli utenti necessarie alla compilazione della pratica, il sistema verifica la validità e la congruenza delle firme con la pratica. Perché parlo di più firme digitali? Perché è possibile accedere alla compilazione di una pratica non solo da parte del dichiarante, ma anche da parte dei tecnici incaricati. Quindi alla stessa pratica possono accedere più persone in base al loro ruolo. Inoltre, non si può inoltrare la pratica se non sono stati inseriti tutti gli allegati obbligatori, in modo tale quindi che appunto non possiamo andare avanti se non abbiamo inserito tutto quello che è necessario. Vediamo adesso qualche schermata relativa alla compilazione di una pratica. Allora, questo è il portale di accesso, quindi impresenungiorno.gov.it, inserisco il comune al quale voglio recapitare la mia pratica e inizio con la compilazione della stessa. Nella pagina introduttiva sono inseriti tutti i recapiti e tutte le informazioni necessarie e cliccando su compila una pratica si accederà a quello che è il vero strumento di front office. Questa è la pagina di compilazione pratica dove se iniziassi da zero dovrà inserire una descrizione della pratica, che potrebbe, la descrizione della pratica serve a me, dichiarante, per orientarmi tra le varie pratiche che inoltro. Quindi inserisco un nome che mi faccia in modo che io possa identificarla nella maniera più semplice possibile. Cliccando su conferma si procede con la compilazione della stessa. Se volessi invece importare una pratica, i dati di una pratica precedente, che è diciamo, una funzione molto utile e molto comoda nel caso di nell'ambito edilizio, dove per lo stesso immobile si presentano più pratiche. Nell'esempio abbiamo evidenziato per lo stesso capannone prima una richiesta del permesso di costruire, poi la comunicazione dell'impresa costruttrice e poi la comunicazione di fine lavori. Quindi, nel caso mi trovassi alla terza fase di questa pratica, avrei importato direttamente i dati dalle pratiche precedenti, in modo tale che tutte le parti comuni, quindi l'anagrafica, l'ubicazione e tutto quello che riguarda la pratica stessa, senza aver necessità di compilarli di volta in volta. Se invece una volta avviata la compilazione della pratica, quindi non copiando dati da pratica precedente, ho da scegliere il settore di attività e l'intervento da effettuare. Nel caso dell'edilizia, sceglierei appunto edilizia nel campo edilizia, ambiente e altri adempimenti e andando avanti posso andare a fare una scelta più mirata. La scelta più mirata la faccio sia esplorando l'albero delle scelte, quindi navigando all'interno dell'alberatura, oppure andando nel campo di ricerca e scrivendo la parola chiave che ho da ricercare. In questo caso ho iniziato a scrivere la parola asseverata, cliccando su ricerca il sistema mi evidenzia tutte le tipologie di pratiche che contengono al loro interno la parola asseverata. Faccio la mia scelta e vado avanti così. Nel caso di procedimenti complessi, posso fare scelte multiple, quindi soprattutto in ambito edilizio, dove una pratica contiene più adempimenti, vado a fare una, due, tre o più scelte nel caso sia necessario. In questo caso io ho selezionato
Prima un permesso di costruire, poi l'autorizzazione paesaggistica e anche una richiesta di nulla osta dello SBAP per le opere all'interno di area sottoposta a vincolo. E quindi, una volta confermate queste scelte, il sistema mi genererà automaticamente un modello di pratica che contiene tutte le specifiche che io ho inserito. Questa è un esempio di compilazione della pratica dove tutti i campi vengono proposti. Laddove c'è un puntino rosso, è obbligatorio compilare quel campo e ogni volta che si compila una parte della pratica stessa, questa stessa diventa verde. Quindi se ci fate caso, sulla sinistra ci sono tutti i form che riguardano i form di compilazione della pratica, ossia gli argomenti da compilare. Quelli rossi sono in via di compilazione o non sono stati ancora compilati, invece quelli con la spunta verde sono stati compilati e terminati e salvati. È molto importante poi, nel caso soprattutto di pratiche complesse, ricordare che si può iniziare la compilazione della pratica, interromperla e riprendere in un secondo momento, perché ogni volta che si compila un form, una volta che è diventato verde, viene salvato e si può riprendere successivamente, anche in un altro giorno, dalla funzione pratica in bozza, attraverso le quali recuperare tutte le pratiche di cui ho avviato la compilazione ma non ho terminato con l'invio definitivo. Tornando al concetto di viario e catasto che vi ho anticipato prima, questi sono due esempi di compilazione dei form relativi alla localizzazione dell'intervento e ai dati catastali dell'immobile sul quale vado a presentare la pratica. Vedete che una volta che nel primo form dove vado ad inserire l'indirizzo dell'immobile, quando inizio a scrivere Achille, mi esce fuori direttamente via Achille Grandi e il sistema mi riconoscerà automaticamente l'indirizzo. Questa è una funzione molto comoda sia per l'utente che va a compilare correttamente secondo gli indirizzi esistenti in quella zona, ma anche dall'altro lato, lato scrivania, perché l'operatore sarà sicuro che l'indirizzo inserito è corretto e quindi non ci saranno refusi o errori di trascrizione. Stessa cosa per i dati catastali, dove sempre previo caricamento da parte del comune che andrà a caricare i dati catastali e l'indirizzario dal SISTR dell'Agenzia delle Entrate, anche per le particelle catastali in cui andrà ad inserire poi il foglio, la particella mappale e tutte le altre variabili da specificare. Sempre andando avanti, abbiamo visto i dati catastali, abbiamo visto la localizzazione dell'intervento, ci sono altre componenti tra cui la parte anagrafica e quant'altro, automaticamente nel caso sia necessario il sistema mi produce anche il precompilato della relazione tecnica asseverata, quindi inserendo i dati relativi, i dati necessari, alla fine della compilazione verrà proposto un modello, anzi la relazione tecnica asseverata verrà compilata automaticamente dal sistema e pure questa andrà firmata digitalmente e poi inviata in automatico insieme alla pratica stessa. Tutto questo attraverso le informazioni che io ho inserito o che il dichiarante ha inserito e verrà generata in automatico, quindi con assoluta fa facilità e semplicità di utilizzo. Alla fine del nostro percorso di compilazione pratica andrò ad inserire gli allegati obbligatori, ma anche quelli facoltativi, e di questi allegati, qualora fossero obbligatori, li individuo sempre con il puntino rosso sulla destra, vado ad allegare secondo i formati e eventualmente la firma digitale necessaria laddove è prevista. E posso inserire non solo un documento, ma più documenti. Con i tasti più e meno, infatti, nel caso di documentazione fotografica, per ogni allegato da inserire, posso cliccare sul più e aggiungere ulteriori allegati. Quindi senza problemi dal punto di vista della quantità. Quasi di nuovo alla fine della compilazione della pratica, è il momento del pagamento degli oneri e delle imposte di bollo laddove previsto e laddove il comune ha attivato i pagamenti digitali è possibile pagare tutto tramite PagoPA. PagoPA, sistema di pagamenti che permette sia di sostenere
i diritti di segreteria, sia di sostenere gli importi delle marche da bollo. Quindi si va a scegliere, il sistema propone automaticamente quali sono gli importi laddove è previsto. Si va a selezionare il pagamento con PagoPA e una volta pagato si possono recuperare direttamente le ricevute in automatico dal sistema, perché tutto avviene in maniera digitale e sincrona. In questo modo, procedendo, poi andrò a scegliere se pagare con carta di credito, tramite conto corrente o tramite gli altri metodi di pagamento, recuperando quindi in diretta la ricevuta. Questo, diciamo, è il percorso dal lato dell'utente, che quindi inizia la compilazione della pratica, scegliendo il settore, in questo caso l'edilizia, e procedendo con la scelta degli adempimenti, la compilazione guidata, la generazione automatica della relazione asseverata, laddove è prevista, il pagamento, il caricamento degli allegati e la firma digitale conclusiva per l'invio di tutta la pratica. Una volta che la pratica è stata inviata, arriverà sulla scrivania, ossia sullo sportello del comune. Una volta arrivata, l'utente avrà sulla propria My Page, di cui vi parlavo prima, la possibilità di verificare lo stato della pratica e la possibilità di procedere con ulteriori comunicazioni, quali potrebbero essere la confermazione dell'attività o l'integrazione documentale, oppure le comunicazioni spontanee. Invece, l'operatore di sportello avrà sulla propria scrivania la pratica appena inviata e potrà quindi procedere con l'istruttoria della stessa. Allora, quali sono le funzioni principali della scrivania? Innanzitutto, una volta che arriva la pratica, automaticamente verrà inviata una ricevuta di consegna al mittente, contemporaneamente all'invio di questa ricevuta, nel caso di presentazione di pratica da parte di un'impresa già iscritta al registro delle imprese, l'operatore riceverà automaticamente la visura camerale dell'impresa stessa e avrà l'accesso al fascicolo d'impresa. Potrà procedere quindi all'istruttoria della pratica attraverso la funzione degli eventi, che è la funzione principale attraverso la quale si gestisce la vita di tutta la pratica stessa. E vedremo poi in dettaglio quali sono gli eventi disponibili. Potrà quindi inoltrarlo agli enti competenti sempre tramite un evento, potrà richiedere comunicazione, integrazione e conformazione attività sempre tramite l'evento, potrà attivare la conferenza dei servizi e potrà muoversi all'interno di tutte le pratiche ricevute con facilità attraverso le funzioni di ricerca e consultazione. Funzioni di ricerca e consultazione che possono essere filtrate attraverso la tipologia di pratica oppure attraverso l'immobile da ricercare. Quindi si possono andare a cercare pratiche, tutte le pratiche pervenute per lo stesso immobile X all'interno del comune. Tutto quello che riguarda la vita della pratica andrà in conservazione a norma e potrà essere tracciato. Quindi qualsiasi evento, qualsiasi richiesta da parte dell'impresa, qualsiasi intervento successivo all'arrivo della pratica, così come la pratica andrà in conservazione a norma, garantendo quindi l'accesso agli atti per tutto il tempo necessario. Questa è una pagina di consultazione pratiche, quindi una volta che la pratica arriva, finirà in questo contenitore chiamato consultazione pratiche. Io ne avrò una notifica nella sezione specifica di note e avvisi e questo è un elenco di esempio di pratiche pervenute allo sportello di un comune. Come faccio a riconoscere le pratiche edilizie? Perché nella simbologia degli adempimenti contenuti all'interno di una pratica viene mostrata una paletta tipica da muratore, che mi segnala in anteprima che quella pratica contiene un adempimento edilizio. In questo caso vediamo tutte e tre le prime tra le pratiche hanno un adempimento edilizio al loro interno. Andando avanti, posso andare a cercare all'interno di questa pagina consultazione pratiche per vari parametri, che siano le pratiche ricevute da gennaio a febbraio, o le pratiche in un determinato stato procedurale, oppure le pratiche, in questo caso evidenziato,
per tipologia edilizia, quindi all'interno del box classificazione procedimento col menu a tendina andrò a scegliere solo i procedimenti edilizi e avrò quindi una visione di tutte le pratiche edilizie pervenute allo sportello distinte per tipologia, elencate una per una in ordine di data e tra l'altro ordinabili per i campi che vedete in alto a sinistra, quindi posso ordinarle per indirizzo, posso ordinarle per stato, per data di ricezione, per data di ultima modifica. I filtri, tra l'altro, sono combinabili tra loro, quindi non un solo filtro, ma posso utilizzare uno o più filtri. Come vi dicevo prima, vi anticipavo, si può consultare l'archivio anche per immobili, c'è un'apposita funzione archivio immobile. All'interno dell'archivio immobile vado ad inserire indirizzo, il comune, la frazione, il codice avviamento postale o più di uno di questi campi e cliccando sul tasto ricerca avrò tutte le pratiche presentate per lo stesso immobile. Questa è una funzione molto utile per controllare quello che succede su una strada o in un particolare indirizzo o addirittura sullo stesso immobile, quindi all'interno dello stabile di Via Garibaldi numero 5 vado a vedere tutta la storia della pratica. In ambito edilizio è molto importante perché sappiamo che per lo stesso immobile si succedono nel corso degli anni più pratiche, quindi dall'inizio dei lavori fino alla fine dei lavori e così via. Come vi dicevo, la ricerca può essere effettuata su più parametri e ci dà una visione complessiva di tutta la vita dell'immobile, dall'inizio dei lavori fino alla fine. Inoltre, oltre al viario, oltre al catasto che il comune può andare a caricare dal SISTER, il comune può personalizzare diciamo, la localizzazione della pratica stessa andando a modificare a mano il codice ecografico e il numero di fascicolo immobile, quindi personalizzando ancora di più quello che è la pratica rispetto alla classificazione che il comune ha al suo interno. Questa invece è una schermata di dettaglio della pratica. Vedete, quindi quando mi arriva una pratica posso cliccare su di essa e andare a controllare tutti quelli che sono i dati. Dalla anagrafica, quindi il mittente della pratica, se è un procuratore o no, un consulente, i dati dell'impresa relativa, il legale rappresentante e tutte le varie informazioni contenute, comprese gli allegati. E all'interno di questo dettaglio posso andare a scaricare l'MDA della pratica stessa, la relazione tecnica asseverata, tutte le informazioni presenti, tutti gli allegati. E se ho iniziato l'istruttore della pratica, andare ad esplorare quella che è la storia della pratica stessa attraverso tutti gli eventi che rimangono tracciati all'interno della pratica. Vedete, qui sono elencati gli allegati, c'è la visura camerale in alto a sinistra perché si tratta di un'impresa e ogni allegato può essere cliccabile, esplorabile e scaricabile attraverso il portale. Ecco qui un dettaglio macroscopico dell'elenco degli allegati che vengono elencati per tipologia, quindi possiamo vedere il quadro riepilogativo della documentazione, la relazione tecnica asseverata, i documenti di identità necessari, gli elaborati grafici e quant'altro. E cliccando su ognuno di essi entro nel dettaglio e posso andare a scaricare, in questo caso è un'immagine, un elaborato grafico, posso andare a scaricare ed essendo un formato digitale posso andare immediatamente ad ingrandire i dettagli laddove dovessero servirmi. Quindi cliccando su un dettaglio ingrandisco in base alla strumentazione che ho ovviamente. Per quanto riguarda gli eventi che ci definiscono quella che è la vita della pratica stessa. Vedete, in basso a sinistra ci sono i primi quattro eventi definiti come automatici. Come eventi automatici ho la notifica al SUAP dell'arrivo della pratica, quindi contemporaneamente all'arrivo sulla piattaforma mi verrà inviata una PEC alla casella del SUAP nel quale mi dice arrivata una pratica XYZ. Viene protocollata, viene inviata una ricevuta all'impresa in automatico,
Contemporaneamente viene inviata una comunicazione al REA, al repertorio economico amministrativo, che mi restituisce la visura di lavoro della Camera di Commercio dell'impresa, nel caso si tratti di un'impresa. Gli eventi invece successivi che vedete in alto, definiti come eventi manuali, sono eventi relativi all'istruttoria della pratica stessa. Quindi a un certo punto il funzionario che ha iniziato l'istruttoria della pratica, l'ha inoltrata all'autorità competente, ha avuto la necessità di chiedere un'integrazione documentale al presentante la pratica e poi ha avviato anche una comunicazione interna tra l'ente competente e il SUAP stesso per scambiarsi delle informazioni, evidentemente necessarie all'istruttoria della pratica stessa. Successivamente, il campo degli eventi potrebbe essersi compilato con la ricezione dell'integrazione documentale e l'eventuale chiusura positiva o negativa della pratica stessa. Cliccando sugli eventi si entra nel dettaglio di tutti gli eventi e mi specifica qual era il destinatario della comunicazione, chi era il mittente, quali allegati ho inviato al destinatario stesso, e così via. Su questo punto faccio una focalizzazione. Quali allegati ho inviato? Il sistema propone automaticamente una lista di allegati da inviare per ogni ente competente. Quindi il funzionario del SUAP in questo caso farà da regista della pratica stessa, ma ha già una serie di indicazioni e consigli proposti direttamente dalla piattaforma Impresa in un giorno, che conosce per ogni tipologia di pratica quali sono gli allegati necessari, quali di questi allegati vanno inviati ai vari enti competenti alla pratica stessa e quali sono gli indirizzi degli enti competenti. Tutto questo viene proposto dal sistema e poi ovviamente può essere modificato con l'aggiunta o l'eliminazione di uno o più allegati o di uno o più indirizzi di enti competenti. Andando avanti, come si gestisce la pratica? Quindi l'evento mi permette l'istruttoria della pratica, ma è molto importante che tra scrivania, ossia lato SUAP, e la My Page, lato utente, ci sia un'interfaccia continua. Quindi attraverso la scrivania il funzionario chiede un'integrazione della pratica, chiede una conformazione dell'attività, invia comunicazione all'utente stesso, che dovrà rispondere e potrà anzi vederle attraverso la My Page, quindi tenere viva la consultazione della pratica e lo stato e verificare di volta in volta qual è lo stato in cui si trova la pratica stessa. Lato scrivania, sempre l'operatore potrà attivare la conferenza dei servizi, eventualmente rilasciare autorizzazioni o imporre un divieto di prosecuzione. Come si attiva la conferenza dei servizi? Tutto può essere fatto all'interno della piattaforma Impresa in un giorno e può essere di due tipologie, asincrona o sincrona. Necessaria entrambe la condivisione prima dei documenti attraverso la scrivania o via PEC, quindi tutti i documenti necessari vanno condivisi con lo specifico evento inoltre agli enti competenti. A questo punto si può attivare una conferenza sincrona tramite una specie di web form oppure sincrona con una web conference attivata tramite un'apposita funzione e quindi gestita dalla piattaforma stessa in totale semplicità. E questo è un esempio di stanza virtuale che viene convocata attraverso il sistema di web conference. Si prende un appuntamento in cui tutti i soggetti si incontreranno virtualmente nella stessa stanza con webcam e microfoni per discutere quindi dell'iter di una pratica. Per finire, una volta abbiamo parlato di pagamenti già lato utente, ma lato comune, come lato SUAP, come funziona? Se sono stati attivati i pagamenti digitali, tutti i pagamenti pervenuti digitalmente possono essere verificati sia all'interno della stessa pratica, sia in un'apposita funzione lista pagamenti, dove vengono proposti tutto, viene proposto tutto l'elenco dei pagamenti pervenuti al SUAP.
Questa lista è esportabile in formato Excel, PDF o CSV ed è importante notare, prima l'ho dimenticato, che anche dalla funzione consultazione pratica e da tutte le funzioni di ricerca, tutte le pratiche possono essere esportate anch'esse in formato Excel o CSV nel caso ci fosse bisogno di un elenco, da predisporre su un altro formato o strumento. Allora, con questo vi ringrazio per l'attenzione. Questa è stata più o meno la descrizione di quello che è l'iter di una pratica, lato impresa e lato SUAP. Nel caso a questo punto ci passo la parola di nuovo a Paola e leggeremo in questo momento le domande e vi daremo delle risposte. Allora, grazie, grazie. Mi associo a chi in chat ha fatto i complimenti per l'esposizione chiara e comprensibile, nonostante il raffreddore. A questo punto, mentre do alcune comunicazioni di servizio, do tempo anche ai relatori. Chiedo anche a Riccardo di attivare il suo microfono e la sua webcam. Ecco qui. Allora, nel box delle domande sono tutte le domande pervenute fino a questo momento. Nel frattempo ricordo a tutti che nella pagina di Eventi PA, che ora scrivo nella chat, troverete a breve sia le slide che la registrazione e nei prossimi giorni anche tutte le risposte per iscritto alle vostre domande. Ricordo ancora che per avere l'attestato di iscrizione occorre essere iscritti al webinar e aver partecipato per almeno il 20% del tempo. A questo punto, silenzio il mio microfono, rimango comunque in chat con voi. Per qualsiasi cosa mi potete scrivere in chat. Lascio la parola a Riccardo, Giuseppe e Giovanni. Sì, allora Giuseppe Giovanni, comincio io a rispondere a qualche domanda? Così vi do il tempo di rifiatare dopo una lunga esposizione. Ok, allora intanto leggo qualche domanda che si ricollega al mio intervento. Gli interventi edilizi inerenti locali ad uso ufficio privato è da ritenere che passino attraverso il SUAP? Allora, qua in effetti qualche slide che ho proiettato già dà un'indicazione sulla risposta. Il DPR 160 parla di attività produttive di beni e servizi, quindi il 160 non dà indicazioni da questo punto di vista chiara. Un indizio in più, al di là di normative regionali specifiche, come abbiamo visto la Regione Sardegna nell'esempio che vi ho proiettato prima, prevede appunto testualmente le attività professionali come quelle di un ufficio, no? Immagino quando si parla di ufficio privato, immagino si parli di un ufficio per attività professionali. Quindi al di là di quello che prevedono le singole regioni, ricordo che l'articolo, il decreto 59 del 2010, quello che ha dato attuazione in Italia alla direttiva Bolkestein, prevede che tutte le attività, quindi rientra nel campo di applicazione del presente decreto e nel decreto c'è anche l'articolo 25, lo sportello unico, quindi anche tutte le attività professionali. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica di carattere imprenditoriale o professionale, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale. Quindi secondo l'interpretazione appunto rigoristica, anche queste attività passano per il SUAP. Poi nella maggior parte dei casi comunque le attività del SUAP sono sempre vincolate all'esercizio di attività produttiva, quindi imprenditoriale in senso stretto. Però ripeto, questa è una questione interpretativa che in molti casi è lasciata anche alle definizioni date dalle singole regioni. Un'altra domanda, ho un immobile, vorrei destinarlo a metà ad affittacamere. Eccola qua. Devo rivolgermi al SUAPE? Beh, insomma, se si tratta se nella regione del collega che ha posto la domanda è stato previsto il SUAPE, è chiaro che non ci sono problemi perché il SUAPE si occupa sia di edilizia, abbiamo visto, produttiva che privata. In ogni caso, anche se si tratta del SUAP, la risposta è la stessa, perché è chiaro che se devo destinare una parte di attività ad affittacamere. L'affittacamere, come sapete, è un'attività ricettiva extra alberghiera, quindi senz'altro la competenza, come prevede del resto la modulistica unificata e standardizzata, la competenza è del SUAP. Ancora,
Il SUE si può applicare anche ai beni demaniali? Beh, qua in effetti l'articolo 5 del DPR 380 di cui parlavo prima, che riguarda le competenze e le prerogative del SUE, dice: sportello unico per l'edilizia cura tutti i rapporti tra il privato, l'amministrazione e anche gli enti terzi. Così come il comma 1 bis dice: lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato. Quindi a rigore, no, i beni demaniali sono chiaramente per eccellenza beni pubblici, quindi non, attività non private. Però è chiaro che, torniamo al discorso di prima sulla autonomia organizzativa degli enti, si possono adottare soluzioni diversificate. Ancora, qua, immagino che la domanda si riferisca sempre al riparto di competenze fra SUAP e SUE. Chi esplica in che maniera l'accertamento dei presupposti per avviare la conferenza dei servizi di cui è l'articolo 8 del DPR 160 del 2010? Allora, ricordo brevemente a tutti che l'articolo 8 del DPR 160 del 2010, che ha presupposto del vecchio articolo 5 del DPR 447 del 98, riguarda le cosiddette varianti urbanistiche puntuali, quindi la variante sul progetto. Quindi un progetto imprenditoriale non è conforme allo strumento urbanistico e si chiede la convocazione della conferenza dei servizi di variante. Quindi la risposta è data già dall'articolo 8. Infatti l'articolo 8 dice: nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, interessato, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale. Quindi è chiaro, disclaimer che faccio anche io, quindi va sempre verificata la normativa regionale. Interessato può chiedere al responsabile SUAP la convocazione della conferenza dei servizi prevista dalla 241 in seduta pubblica. Quindi è chiaro che l'ufficio procedente, il SUAP, l'accertamento dei presupposti deve farlo il SUAP, poi è chiaro che lo può fare se si tratta di un ufficio eminentemente amministrativo che non ha specifiche competenze tecniche, urbanistiche, edilizie, lo può fare naturalmente in sinergia con altri uffici comunali. Quindi è chiaro che la cosa si può fare con l'ufficio tecnico, col SUE, a seconda dell'organizzazione comunale. Però, di fatto, l'accertamento nella convocazione della conferenza dei servizi, quindi nell'atto con cui nasce la conferenza, è chiaro che bisogna dare atto dell'esistenza di quei presupposti per la variante urbanistica e quindi l'insufficienza o inesistenza di aree dedicate agli insediamenti produttivi, e questo avviso, questa determina non può che essere firmata dal responsabile del SUAP, proprio come ufficio procedente. Ancora, vediamo se c'è qualche altra domanda che riguarda, sempre sullo stesso argomento: chi deve redigere e preparare la delibera di Consiglio Comunale di approvazione della variante urbanistica, SUE o il SUAP? Beh, la risposta già l'ho data, è l'ufficio procedente, il SUAP. Trattandosi appunto di edilizia produttiva. Altre domande mi sembra che si riferiscano più che altro all'intervento che hanno fatto i miei colleghi della Camera di Commercio, quindi se volete, Giovanni e Giuseppe, cedo la parola a voi. Sì, grazie. Allora, cerco di rispondere un po' a tutte le domande. Le statistiche che abbiamo presentato relativamente al numero di pratiche edilizie riguardano tutte le pratiche presentate al SUAP, quindi si tratta di pratiche presentate al SUAP. Nella maggior parte dei casi si tratta di pratiche relative a edilizia produttiva, ma ci sono alcuni comuni che nell'ambito della propria autonomia hanno deciso di far presentare al SUAP anche le pratiche di edilizia in generale, senza distinzioni se siano relative a edilizia produttiva o edilizia residenziale. Quindi, rispondendo alla domanda, per la maggior parte queste sono pratiche che sono state presentate al SUAP perché sono relative ad interventi di edilizia produttiva, ma ce ne sono anche alcune che sono relative all'edilizia residenziale, proprio perché alcuni comuni hanno deciso di far presentare al SUAP tutte le pratiche di edilizia. Da questo punto di vista non ci sono particolari
limiti o blocchi tecnici per cui chiunque può presentare una pratica al SUAP. Chiaramente poi deve avere tutte le carte in regola, deve presentare tutta la documentazione necessaria e così via. Ecco, ma da un punto di vista squisitamente tecnico non ci sono diciamo, blocchi o problemi. Venendo ad alcune domande diciamo, più operative, le pratiche in bozza sono sempre modificabili, quindi l'utente può spaziare nella propria pratica in bozza e quindi intervenire, ad esempio, per cambiare una sezione che aveva già compilato, per aggiungere o togliere allegati che aveva già messo, finché la pratica in bozza può farci, qualsiasi cosa. È sempre tutta completamente modificabile. Per quanto riguarda le eventuali risposte che dovessero arrivare dagli enti terzi ad una PEC diversa rispetto a quella della scrivania, c'è sempre la possibilità da parte del funzionario del SUAP di poter inserire manualmente l'evento di comunicazione da ente al SUAP e quindi caricare manualmente il documento, la risposta che gli è pervenuta, diciamo, anche per un altro canale. Dall'ente competente. Per quanto riguarda eventuali problemi tecnici di interoperabilità con i sistemi di back office, lì diciamo che ogni comune, ogni ente dovrebbe rivolgersi al proprio fornitore primariamente, e comunque se ci sono degli aspetti su cui possiamo essere di aiuto, ben volentieri la nostra assistenza è disponibile, quindi eventualmente coinvolgete la nostra assistente inviando delle segnalazioni per esprimere eventualmente delle problematiche riscontrate. Quello che vi chiedo in generale quando mandate delle comunicazioni alla nostra assistenza è sempre il suggerimento, la preghiera di essere sempre precisi e dettagliati, citare il numero della pratica, la casistica, il problema riscontrato in maniera tale che possiamo darvi delle risposte il più velocemente possibile. E il discorso invece che è emerso, la domanda che è emersa riguardo gli endoprocedimenti. Allora, qui magari poi Riccardo ti ripasso la parola, nel senso che quando si parla di sportello unico, si parla anche di procedimento unico. E quindi se vengono presentati procedimenti diversi, in momenti diversi, quindi pratiche diverse, ognuno di questi procedimenti seguirà la sua strada, la sua tempistica, le sue risposte positive o negative. Ma nel momento in cui l'utente invia un'unica pratica, un procedimento unico, all'interno del quale ci sono più endoprocedimenti, bene, tutti questi endoprocedimenti sono strettamente correlati con loro e seguono il procedimento unico, quindi avranno un unico termine e avranno un'unica risposta, positiva o negativa. Cioè, a quel punto, se sono presentati come procedimento unico, non possono più essere scissi e gestiti separatamente. Ecco, però su questo magari Riccardo, se vuoi anche tu aggiungere qualche considerazione di tipo amministrativo. Guardo il microfono. No, dicevo, è corretto quello che diceva Giuseppe, insomma, è chiaro che se un endoprocedimento è trattato all'interno di un procedimento unico, segue la tempistica prevista in questo caso dall'articolo 7 del 160, quindi penso che la piattaforma camerale, come dire, rispecchi questa impostazione. Certamente, certamente. Però appunto non è tanto un vincolo tecnico quanto un rispetto di una impostazione normativa. Sempre su questo filone c'è anche il discorso della scia unica, della scia condizionata che sempre rimarcano il procedimento unico. Ecco, ci sono state poi delle altre domande che mettono sempre in relazione SUAP e SUE, però pur rimanendo ovviamente l'autonomia
del singolo comune nel decidere come gestire l'organizzazione interna, ricordiamo che c'è sempre, diciamo, un obbligo da parte di tutti i comuni di presentarsi in maniera omogenea nei confronti delle imprese, nei confronti del cittadino. E quindi quelle norme che avevamo ricordato all'inizio, quelle norme introduttive che stabiliscono che per quanto riguarda le imprese ci debba essere un unico punto di riferimento, che questo punto di riferimento unico è il SUAP, compreso anche per gli interventi edilizi, cioè per quando nell'occasione in cui un imprenditore abbia la necessità di realizzare o modificare un impianto produttivo, quindi un capannone, un ristorante, un negozio o qualsiasi altro stabile produttivo. Ecco, questa è un'impostazione data da una norma nazionale e quindi non può essere cambiata a livello locale, tantomeno può essere cambiata a livello comunale. Esiste invece la possibilità contraria. E c'è appunto Riccardo ha citato l'esempio della regione Sardegna, dove invece lì si è deciso di accorpare e di far confluire anche l'edilizia produttiva nel SUAP, e quindi da questo punto di vista è vista come un'ulteriore semplificazione. Ecco, quello che non si può fare è tornare indietro, cioè impedire all'imprenditore di avere un unico punto di riferimento, che è il SUAP, anche per l'edilizia. Ecco, poi altre domande riguardavano la risoluzione dei documenti, delle planimetrie che vengono allegate. Ecco, su questo diciamo che abbiamo visto che fornire delle indicazioni, ma fornire anche una formazione agli utenti, agli architetti, ai professionisti, ai geometri, agli ordini professionali è molto importante per aiutare anche i nostri interlocutori a adottare e a utilizzare al meglio quelli che sono i sistemi telematici. Quindi anche fare in modo che quando generano, e lo fanno sempre in modalità informatiche, i loro documenti, le planimetrie, i disegni, i progetti, abbiano modo di poterli generare in maniera telematica secondo i formati previsti, secondo le risoluzioni e le modalità ottimali. Ecco, quindi anche una formazione sul territorio verso i professionisti abbiamo visto che è molto utile per farli sfruttare, per farli utilizzare al meglio quelle che sono le peculiarità, le potenzialità di un sistema telematico. Complessivamente l'esperienza che abbiamo visto sul territorio è che quando poi cominciano a utilizzare questi sistemi percepiscono anche i vantaggi, percepiscono il fatto che presentare una pratica telematica, gestire una pratica telematica è molto più conveniente economicamente, anche molto più conveniente che non gestirla in cartaceo. E anche da parte della pubblica amministrazione questo passaggio, pur essendo un passaggio difficile e comprensibile, però una volta fatto anche dal punto di vista degli uffici comunali, degli uffici tecnici, dei vari uffici e enti competenti, ci sono delle larghe economie che consentono anche risparmi significativi. E di questi tempi fare anche riuscire a conseguire dei risparmi è una cosa sicuramente, sicuramente utile. Vedo che il tempo si sta concludendo, quindi Paola. C'è tempo ancora per una domanda, se volete. Riccardo, Non aspetta, sentiamo Riccardo. volevo Mi sentite? Ok. No, dicevo, un partecipante ha scritto: la SCIA unica e condizionata non presuppongono necessariamente un provvedimento unico. La SCIA unica sicuramente no. L'avete detto prima, insomma, è una SCIA che contiene altre SCIA o comunicazioni al suo interno, e quindi è chiaro che se tutto va bene, insomma, non c'è nessun, può esserci anche nessun tipo di comunicazione da parte del SUAP. La SCIA condizionata sì, perché la SCIA condizionata è una SCIA, lo dice l'articolo 19 bis, comma 3, chiaramente, per la quale poi bisogna, ci sono degli endoprocedimenti sottostanti autorizzatori, bisogna indire o convocare la conferenza dei servizi, e come ogni conferenza dei servizi, questa andrà citata con un provvedimento unico, una determina
favorevole o negativa di conclusione della conferenza. Quindi anche lì lo prevedono gli articoli 14 e seguenti, è prevista come dire, l'emanazione e la pubblicazione di una determina conclusiva. Quindi nella scia condizionata il provvedimento ci vuole, ed è un provvedimento unico come prevede la legge 241. Ecco, solo questo volevo aggiungere. Perfetto, perfetto. Allora grazie, mi hanno detto i complimenti che stanno arrivando nella chat per i relatori, per la loro professionalità e per l'esaustività della trattazione. A questo punto non mi resta ringraziarvi per aver seguito questo webinar, ringraziare i relatori Giuseppe Agostinelli, Giovanni Tarquinio e Riccardo Rocca Salva. Lascio la parola per gli ultimi saluti e ci vediamo prossimamente. A presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.